e ancora una volta l'esperienza della lettura condivisa della parola di Dio. Poi la cena nell'ambito invernale, che però diventa anche stavolta una cena che facciamo anche in onore al nostro oratorio, il cui patrono è San Giovanni Bosco, che celebreremo poi con grande maggiore solennità domenica prossima, perché poi la sua festa è proprio il 31 di gennaio. Ecco, da ieri sera, che per motivi organizzativi non è stato possibile farla, è spostata come proposta a sabato prossimo. Trovate tutte le informazioni sulla locandina, anche il riferimento telefonico per la prenotazione entro giovedì, oppure telefonando a me o in sacrestia o all'ufficio parrocchiale. Poi ragazzi, ho dato un impegno a voi, adesso lo do anche alle vostre mamme e ai vostri papà. Faccio come San Paolo, ti ho ascoltato nella seconda lettura. Mi è stato riferito dai familiari di Chloe, che probabilmente era una mamma, una famiglia di quella comunità là di Corinto, non che ci sono divisioni fra voi, ma che siccome una volta o un'altra volta si è avuto un pochino freddo a catechismo, allora non li mando più per 2 mesi, mamma mia. Allora, le caldaie e le stufe della chiesa, e fate come le oste, non è che vivono di Spirito Santo, o ecco, per cui che una volta o l'altra ci sia stato qualche problemuccio, va bene, ammettiamolo, però adesso mi sembra che tutti dicano che si sta abbastanza bene. Ecco, la perfezione sarebbe non dover pagare il metano e la corrente, ma dovendo farlo cerchiamo di, come da tutte le parti, stare un po' trattenuti, però non c'è un clima indecente, per cui chiedo alle brave mamme, ai bravi papà che sono qua, di aiutare anche gli altri genitori a comprendere la fortuna di avere a disposizione dei catechisti e delle catechiste che ci spiegano e che ci aiutano nel nostro cammino di fede, perché non è una tegola sulla testa, è una fortuna che noi abbiamo e di cui dobbiamo andare orgogliosi e quindi saper sfruttare l'occasione. Ecco, facciamoci questo regalo di aiutarci a vicenda in buona maniera, con prudenza certamente, ma anche con grande convinzione per testimoniare bene la nostra fede. Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Io vi auguro una buona domenica. Con la benedizione del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.